voglio mostrarvi come realizzare questo splendido abito top down che io ho deciso di chiamare Bahamas, perché giustamente urla estate, quindi dobbiamo pensare all'estate. Per poterla realizzare, mi avvicino così ve lo faccio vedere, io ho utilizzato una cake del filato della Mondia Linea Brezza. Il colore che ho usato io è il 430, che come potete vedere ha queste splendide sfumature che vanno da un beige a un marrone. Però per rifinire la parte sotto, sia l'ultimo giro, perché altrimenti veniva un po' troppo corto, ho deciso di unirci il nuovo filato che mi è arrivato della Mistrico Filati Linea Canna da Zucchero Sequim, che ha le micro paillette per dare quel luccichio in più nella parte sotto appunto del vestito. Ho fatto solamente l'ultimo motivo, quindi gli ultimi 4 giri. Ora vi faccio vedere anche gli altri gomitoli a disposizione della Brezza, che sono uno più bello dell'altro, e naturalmente se come me volete fare il bordino con il canna da zucchero sequin, vi faccio vedere anche come potete abbinarli. Qui abbiamo a disposizione, come potete vedere, altri colori del Brezza. Guardate che meraviglia! Abbiamo lo sfumato che va dal panna dal bianco al nero, o questo con il viola. Il bordino lo potreste fare con il bordeaux, mentre qui potete usare il nero, oppure potete abbinarci anche il grigio o il bianco. Potete scegliere quello che più vi piace. Io, come vi ho detto, ho portato per il sequin codice 3, per chi lo vuole sapere, in modo appunto da avere questa rifinitura qui sotto del vestito. Parliamo però del quantitativo. Per una taglia S, quindi una cake va più che bene, ma per una taglia M e una taglia L vi servono due cake. Questo soprattutto se volete fare anche il vestito più largo rispetto al mio, e mi riferisco in questo caso a una taglia S, vi occorre comunque una cake in più, perché se volete farlo più largo o più largo o anche più lungo, quindi a trasformarlo in un vestito lungo, vi consiglio per una taglia S due cake. Taglia M vanno benissimo due cake, taglia L vanno benissimo due cake. E per rifinire il bordino, che può essere quello sotto o anche lo scollo o anche gli scalfi per le maniche, basta un solo gomitolo del appunto canna da zucchero sequim. Ora mi avvicino nuovamente per farvi vedere meglio questa meraviglia. In realtà la lavorazione è veramente semplicissima, perché sono 5 giri che vanno sempre ripetuti e si possono fare tantissimi aumenti. Veramente potete fare la gonna larghissima, perché questo punto vi permette di fare tutti gli aumenti che volete e quando lo volete. Infatti io, come potete vedere, l'ho fatto bello morbido. Avrei potuto farlo ancora più largo, ma poi non lo volevo poi troppo 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 largo, quindi mi sono un po' tenuta con gli aumenti. Ma voi potete fare tutti gli aumenti di questo mondo, quindi trasformarlo con una gonna veramente molto più larga e ancora più comoda rispetto al mio. Oppure potete fare meno aumenti rispetto a me e fare un tubino, oppure potete fare gli aumenti che ho fatto io, scendere fino a giù, e questo consiglio anche per una taglia M, e fare un vestito lungo. Mi raccomando, per un vestito lungo non fate la gonna comunque troppo larga. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Ah, non vi ho detto che io ho utilizzato per lavorare questo vestito l'uncinetto del numero 4, quindi va benissimo il numero 4. Se siete una mano che però tende a lavorare largo, utilizzate anche il 3,5. Quindi detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito, io ho deciso di utilizzare il filato della Mondia Linea Brezza. In particolare, io ho deciso di utilizzare questa cake, che è la 430, come codice, prendendo il filato dall'interno. Mi raccomando, però, fate molta attenzione: se non trovate subito il filo, iniziate dall'esterno. Io, per fortuna, nella cake che ho preso io l'ho trovato subito, ma altrimenti prendete dall'esterno. Oltre al mio colore, ci sono altri colori a disposizione sul sito. Abbiamo questo bellissimo color giallo e del arancione. In realtà è un giallo molto poco, che poi va a questo bordeaux. Io lo trovo bellissimo, oppure c'è questo sfumato del nero, ma comunque sul sito trovate altri colori. Allora, voglio, prima di iniziare a farvi vedere, io solo sto già lavorando, però nella tutorial vi farò vedere un piccolo campione. Ci tengo però a dirvi che io ho montato, lavorando con l'uncinetto il numero 4, 102 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2. Montando 102 catenelle, io ho uno scollo di circa 30 centimetri, partendo naturalmente da qui a qui. Quindi se andiamo a fare così diventa anche un po' di più, però diciamo che in tondo 102 catenelle mi permettono di avere uno scollo che vada appunto a questo punto di circa
circa 30 centimetri. Ora, per le taglie più grandi, mi raccomando, non andate a fare troppe catenelle iniziali, altrimenti lo scollo vi viene troppo largo. Quindi io direi magari tenetevi soltanto per una taglia M, fate un massimo di 6 catenelle in più, una taglia L, un massimo 10 catenelle in più, sempre un multiplo di 2, però ripeto, anche taglia XL andate a farne 12, non fate troppe catenelle se non volete il collo troppo largo. Tanto questa lavorazione che andremo a fare permette di fare veramente tantissimi aumenti, quindi non vi dovete preoccupare, potete aumentare la lavorazione, quindi lo sprone, fino ad arrivare a fare gli scalfi. Altra cosa che vi dico fin da subito, perché io ho lavorato, quindi ho già registrato la parte dello scalfo, quindi quando si mettono i marcapunti, però ci tengo a dire questa cosa. Naturalmente rispetto a me le taglie più grandi devono andare a fare qualche giro in più. In quei giri in più, se non siete convinte della circonferenza, è vero che noi l'aumento lo faremo sempre nel primo giro, ma nulla vi vieta di fare l'aumento, scusate, nel secondo giro, perché il primo giro è le maglie alte, l'aumento noi lo andiamo a fare nel secondo giro. Nulla vieta che se avete bisogno di allargare ulteriormente la lavorazione, l'aumento lo potete fare anche al quarto giro, quindi al quinto giro, quindi all'ultimo giro dei quattro del punto chiuso. Questo per se arrivate a mettere i marcapunti e quindi vi accorgete alla fine che la lavorazione vi è stretta di larghezza. Quindi calcolate questo, che anche se noi andiamo a fare gli aumenti nel secondo giro del nostro motivo, che comprende 5 giri, nulla vieta che voi potete fare anche un ulteriore aumento nell'ultimo giro, quindi nel quinto giro. Questo è per chi ha difficoltà a capire fin da subito se si sta allargando, se si è allargato bene. Potete fare gli aumenti anche nell'ultimo dei nostri 5 giri. E un'altra cosa che vi consiglio un po' a tutte, se riuscite, ma se poi viene troppo largo, ok, mandate a fare, a mettere i marcapunti anche in uno dei nostri 5 giri. Io ho messo i marcapunti dopo aver fatto il primo giro, perché così mi è stato più facile contare le maglie alte. Però per una taglia più grande, magari fare di nuovo tutti e 5 motivi, rispetto a me viene troppo lungo lo scalfo, quindi dovete per forza fermarvi nei giri chiusi. Non vi preoccupate, in quel caso andate a contare le due maglie alte chiuse insieme. Dovete solo tenere presente appunto qui di avere una circonferenza che vi permette di passare il braccio. Detto ciò, lo so, ho parlato tantissimo, però ci tenevo a dirvi bene tutte le cose. Detto ciò, possiamo poi iniziare a fare il nostro lavoro. Allora, come vi ho detto, quindi io vi farò vedere su un piccolo campione, lavorando sempre con l'uncinetto del numero 4, e andiamo a fare il primo giro, che è semplicissimo, perché andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo e vado a fare una maglia alta. Catenella, salto una catenella di separazione, di base, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro successiva, maglia alta. Vado a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassa. Secondo giro, entro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa e una catenella, che è la mia prima maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, ricominciamo da capo. Entro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Rientro dentro, maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme.
catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Attenzione, nel giro successivo, che è il nostro terzo giro, andiamo a fare il nostro aumento, che ci permetterà di iniziare ad allargare la lavorazione. Il nostro motivo sarà di 5 giri. La prima volta che andremo a fare l'aumento lo faremo nel terzo giro, ma quando andremo a ripetere i 5 giri, l'aumento verrà fatto nel secondo giro. Tranquille, non voglio, vi sto solo anticipando, quindi poi vi farò rivedere, però adesso continuiamo la nostra lavorazione fino a terminare il giro. Sto terminando il giro, ho fatto la maglia alta non chiusa nell'ultimo archetto, vado a fare l'altra maglia non chiusa nel primo archetto del giro e le vado a chiudere insieme. Catenella di separazione, chiudo il giro entrando nelle due maglie alte chiuse insieme e facendo una maglia bassa. Terzo giro, come vi ho detto, adesso andremo a fare l'aumento vero e proprio, perché qui si è allargato poco. Questo giro ci permetterà di iniziare a fare l'aumento vero e proprio e sarà un buon aumento. Quindi rientriamo sempre dentro l'archetto, andiamo a fare una maglia bassa e una catenella, che è la nostra prima maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo e le chiudo insieme. Prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E ricominciamo. Rientro dentro e vado a fare una maglia alta. Rientro dentro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E si ricomincia. Rientriamo, maglia alta. Rientriamo, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e la chiudiamo insieme. Ancora, rientriamo, maglia alta, rientriamo, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme. E andiamo a fare questo per tutto il terzo giro, quindi rientriamo, maglia alta, rientriamo, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme. Procediamo così per tutto il terzo giro. Terminato il terzo giro, vi farò vedere il quarto giro. Allora, sto terminando anche il terzo giro, ho fatto la maglia alta, quindi rientro nell'archetto, maglia alta non chiusa, rientro nel primo archetto del giro, un'altra maglia alta non chiusa. Entriamo dentro e facciamo la nostra maglia alta e possiamo chiudere finalmente il giro andando a fare una maglia bassa entrando nelle due maglie alte chiuse insieme. Terzo giro, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa e la catenella che equivale alla mia prima maglia alta non chiusa. Vado subito dopo le due maglie alte chiuse insieme e la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Prendo il filo, rientro tra le due maglie alte e la maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado tra la maglia alta e le due maglie alte non chiuse e faccio un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E si ricomincia da capo. Rientro tra la maglia alta e le due maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dopo le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Rientro tra le due maglie alte e la maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dopo la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E continuo così quindi per tutto il giro. Rientro dentro, maglia alta non chiusa. Vado dopo le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dopo la maglia alta e tra le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi continuo a fare questo per tutto il giro e vedrete che la lavorazione continuerà ad aumentare. Quindi vado a lavorare in questa maniera per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi a fare il nostro quinto e ultimo giro del motivo. Sto terminando
terminando anche il quarto giro, ho fatto le ultime due maglie alte chiuse insieme sopra l'ultima maglia alta, quindi vado a terminare il quarto giro facendo sempre una maglia bassa all'interno delle due maglie alte chiuse insieme. Quinto giro, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa e una catenella, che sono la mia prima maglia alta non chiusa. E adesso vado a fare una maglia, i gruppi di due maglie alte chiuse insieme sopra ogni gruppo di due maglie alte chiuse insieme del giro precedente. Quindi vado tra i due gruppi di due maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa e la chiudo insieme. Prendo il filo, rientro tra i due gruppi e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado tra i due gruppi di maglie alte chiuse insieme successive, vado a fare una maglia alta non chiusa e chiudo insieme. E ricominciamo. Rientro tra i due gruppi e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado tra i due gruppi successivi, maglia alta non chiusa e la chiudo insieme. Di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, vado tra i due gruppi di maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Rientro, maglia alta non chiusa, vado tra i due gruppi successivi, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Continuo questo quindi per tutto il mio quinto giro. Terminiamo il quinto giro, vi farò vedere come iniziare di nuovo il primo giro. Quindi sto terminando il mio quinto e ultimo giro, entro questa volta tra le due maglie alte chiuse insieme, ma vado a fare una maglia bassissima. Adesso si ricomincia dal primo giro. Con una maglia bassissima mi porto tra i due gruppi di due maglie alte, tiro la mia asola, vado con il filo e con l'uncinetto tra i due gruppi di due maglie alte, prendo l'asola e la porto indietro, rientro sul davanti, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco tra le due dai due fili e vado a fare una catenella. Ho fatto così la mia maglia alta, catenella di separazione, e adesso vado tra i due gruppi successivi e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado tra i gruppi successivi e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado tra i due gruppi successivi e vado a fare una maglia alta. E vado a fare questo per tutto il mio primo giro. Quindi vado a fare una maglia alta tra ogni gruppo di due maglie alte chiusi insieme e separo con una catenella. Terminato il primo giro, vi farò vedere il secondo e, come vi ho detto, adesso faremo gli aumenti non più dal terzo giro ma dal secondo, e non faremo lo stesso aumento perché altrimenti andremo ad allargare troppo la lavorazione, ma vi farò vedere ogni quanto andare a fare il nostro aumento. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera e, come potete vedere, la lavorazione continua ad allargarsi, e poi come andare a fare il successivo aumento nel secondo giro. Ed eccomi qua, sto per chiudere il mio primo giro, faccio la catenella, entro nella terza catenella nella prima catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. Ora io farò l'aumento ogni 4 gruppi di due maglie alte chiusi insieme, quindi entro dentro l'archetto, vado a fare una maglia bassa e una catenella, vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Rientro dentro, non vado a fare le catenelle di separazione e di nuovo maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi questo è il secondo gruppo. Rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Terzo gruppo, rientro, maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse. A questo punto vado a fare l'aumento, quindi entro dentro e vado a fare una maglia alta. E di nuovo 4 gruppi di due maglie alte non chiuse, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi primo gruppo, rientro, altra maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, chiudo insieme. Secondo gruppo, vado a fare il terzo gruppo, vado a fare il quarto gruppo, quindi rientro dentro, archetto successivo, chiudo insieme e di nuovo vado a fare la maglia alta e si ricomincia. In questo modo stiamo allargando la lavorazione, ma la allarghiamo in maniera meno
come abbiamo fatto prima, cioè perché altrimenti poi, soprattutto io qui ho poche catenelle, ma quando abbiamo molte catenelle iniziali, se andessimo a fare lo stesso aumento fatto prima o con meno o un aumento più vicino l'uno tra l'altro, si allargherebbe troppo, mentre noi vogliamo che la lavorazione si allarghi mano a mano. Ora quindi io continuo. Ah, non vi preoccupate se qui non finite con i quattro gruppi, non deve essere per forza finire con i quattro gruppi di due maglie alte e la chiuse insieme la maglia alta. Finirete, se non mi sbaglio, se non ricordo male, con tre o due, adesso non ricordo, nella mia nella creazione vera e propria. Però non vi dovete assolutamente preoccupare che non fate l'aumento bene fino all'ultimo, quindi quello non vi dovete assolutamente preoccupare. Quindi si torna a lavorare per tutto il giro, ogni quattro gruppi andiamo a fare il nostro aumento. In aumento si fa sempre facendo una maglia alta all'interno dello stesso archetto, quindi 1 2 3, vado a fare il mio quarto gruppo, rientro maglia alta, rientro e di nuovo vado a fare i miei quattro gruppi. Quindi vi farò vedere come terminare, così vediamo anche io quanti gruppi sono, che non mi ricordo quanti ne sono, però va bene. E poi ricominceremo da capo col secondo giro, quindi con il terzo giro. Quindi veramente semplicissimo. E un'altra cosa, andando avanti, riprendo un attimo la mia lavorazione. Io, come potete vedere, qui non farò più aumenti, a me sono bastati fare questi aumenti e andare direttamente poi a fare il mio scalfo. Per le taglie più grandi, quando dovrete fare sicuramente più giri rispetto a me, però anche chi ha una taglia come la mia ma ha più seno rispetto a me, vi consiglio, almeno per la taglia S, sto parlando in questo momento, per la taglia S vi consiglio nell'ultimo giro qui di andare a fare un ulteriore aumento, non tantissimo se avete soltanto il seno grande. Quindi del tipo fate un aumento ogni 7 gruppi di 2 maglie alte non chiuse. Questo se avete più seno rispetto a me. Per le altre taglie che dovete andare ad allargare la lavorazione e a farla anche più lungo lo scalfo, quindi rispetto a me dovrete ripetere i motivi, vi consiglio, se dovete allargare il prossimo momento, di farlo per una taglia M ogni 6 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme andate a fare un aumento, in modo tale che non allargate in maniera eccessiva. Per una taglia L e XL invece vi consiglio di fare l'aumento ogni 5 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi questo è il mio consiglio che vi do. Come vi ho detto anche all'inizio, potete fare gli aumenti anche negli altri gruppi, negli altri giri tra il secondo e il quinto. Non dovete per forza farlo solo ed esclusivamente nel secondo, potete farlo anche nell'ultimo, nel terzo. L'importante appunto è che non esagerate con gli aumenti, andate a fare una cosa graduale in modo tale appunto che la lavorazione non vi venga ondulata e vi potete regolare mano a mano se avete bisogno di allargarlo ancora un po' oppure no. E un'altra cosa, non dovete forza rispettare se prima l'avete fatto dopo 4 gruppi, allora l'aumento successivo deve essere fatto dopo 5. No, potete anche farlo dopo 7, dopo 10, a seconda appunto di cui dovete allargare, perché non è importante avere che la lavorazione segua un multiplo per fare gli aumenti. Voglio essere chiara su questo. Benissimo, quindi i giri da fare, come vi ho detto, sono appunto 5. Nel giro successivo giustamente torneremo a fare il gruppo di maglie alte chiusi insieme, quindi sia qui sia dove abbiamo la maglia alta, e io adesso procedo con il tutorial normale in modo tale da dirvi per gli scalfi come sono andata a dividere. Solo per dirvi una cosa, ho terminato comunque il secondo giro, tipo io qui la maglia alta mi viene dopo devo fare soltanto un gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme e poi andare a chiudere insieme. Quindi come vi avevo detto, secondo me a seconda di quante catenelle abbiamo messo all'inizio cambia un po' qui, ma ripetiamo, non è importante avere un multiplo, quindi va benissimo se poi chiudete il giro che avete meno gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, quindi non vi dovete preoccupare assolutamente in questo. Benissimo, quindi adesso veramente procediamo con il tutorial normale.
Dunque, io in totale ho fatto 11 giri, quindi ho ripetuto il motivo, quindi i 4 giri, e poi sono andata dove mi ero fermata a fare gli aumenti, e poi sono andata a fare il giro di maglie alte separate da una catenella. Mi raccomando, per le taglie più grandi, taglia M, secondo me dovete fare almeno 4 giri delle due maglie alte chiuse insieme. In quel caso, quando andate a mettere i marcapunti, contatevi i gruppi di due maglie alte chiuse insieme, rispetto a me che sono invece andata a contarmi le maglie alte. Taglia L dovete fare secondo me un motivo in più rispetto a me. Fermo restando, naturalmente, se dovete fare qualche altro aumento, mi raccomando, fate gli aumenti come l'abbiamo fatto qui, quindi a seconda di quanto dovete aumentare fate delle prove, ma io vi consiglio di fare sempre un piccolo aumento, di non fare un aumento troppo esagerato, perché tanto gli aumenti potete farlo subito nel giro dopo, come ci siamo detti prima, invece di farlo solo qui al primo giro. Quindi mi raccomando, se avete fatto degli aumenti in più, anche se siete taglia S, non è un problema. Arrivata a mettere i marcapunti, io sono andata a contare le mie maglie alte separate da una catenella. In realtà sono andata a contare i fori creati dalla catenella e ne ho 120, quindi ne ho messe 24 libere, e sono andata a mettere dopo le 24 i marcapunti per le maniche, mentre per le taglie più grandi, quindi taglia M, taglia L o anche taglia S, però avete le braccia un po' più grandi, io direi taglia S, braccia un po' più grandi, lasciate soltanto due quadretti, chiamiamoli quadretti in più rispetto a me. Quindi se invece avete i gruppi di maglie alte chiusi insieme, lasciate due gruppi in più. Taglia M, io direi di andare a fare almeno 6 gruppi in più di maglie alte o 6 quadratini in più, mentre per una taglia L andate a fare anche 10 quadratini liberi. Però mi raccomando, voi mettete sempre in marcapunti e provatela. Quindi poi, facendo 24 e 24, io avanti e dietro ho 36 quadratini. Mi raccomando, se avete un numero dispari, ho detto una marea di volte mi raccomando, comunque se avete un numero in più di quadratino, mettete, o di gruppo di due maglie alte chiuse insieme, quello in più va sempre messo sul davanti. Questo dipende da quanti aumenti siete andati a fare. Detto ciò, quindi io riprendo da fare i 4 giri dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, e io qui questa volta, come potete vedere, ho messo il marcapunti dove ho il primo gruppo della davanti, e vado a lavorare normalmente. Quindi a questo punto io non chiudo ancora là dietro con il davanti, ma vado direttamente a prendermi il mio, scusatemi, chiudo così che faccio prima, a iniziare il mio giro facendo la mia prima mezza maglia alta e andando nel foro successivo, andando a fare un'altra mezza maglia alta e chiudendoli insieme, e continuo a fare così, quindi come abbiamo sempre fatto il primo giro. Mi raccomando, di nuovo questo mi raccomando, devo trovare sostituzione. Comunque, se dovete fare qualche aumento, perché comunque avete il seno molto grande, fatelo già adesso. Io direi di andare sempre a fare, partendo da ogni 5 gruppi, andare a fare l'aumento, quindi nella stessa archetto e nello stesso quadratino andare a fare una maglia alta. Non fate troppi aumenti, e un'altra cosa che vi consiglio, fate gli aumenti solo sul davanti, visto che vi serve per il seno, non fate gli aumenti anche dietro, fatelo solo sul davanti. Io non penso di dover fare aumenti, quindi faccio il primo giro senza aumenti, e una volta che riproverò il mio vestito, se vedo che mi stringe vado a fare degli aumenti. Quindi io continuo a lavorare normalmente come ho sempre lavorato fino ad arrivare al marcapunti, e in quel caso vi faccio vedere come procede per andare dalla parte avanti alla parte dietro. Quindi lavoro normalmente come abbiamo lavorato fino adesso. Sono arrivata al mio primo marcapunto, quindi devo andare ad unire la parte dietro dalla parte avanti. Quindi rientro nell'archetto avanti, vedete, io qui avevo fatto il primo, ero già entrata nell'archetto per fare il mio gruppo di due maglie alte, rientro dentro e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nel gruppo dietro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, e quindi posso andare a togliere il mio marcapunti.
E a questo punto ricomincio, rientro dentro lo stesso archetto, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa. E adesso andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato fino ad arrivare al secondo marcapunti e chiudere poi il giro. Mi raccomando, se dovete fare degli aumenti, fateli solo sul davanti, non andate a farli anche dietro se non avete necessità, perché appunto avendo il seno e con questo tipo di punto possiamo andare a fare gli aumenti solo sul davanti. Io quindi continuo a lavorare fino ad arrivare al secondo marcapunti, vi farò vedere appunto come andare a chiudere la lavorazione e poi ricominceremo sempre dal primo con lo stesso giro. Io poi continuerò a lavorare facendo sempre i 4 giri normali e il giro con il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, anche se in realtà sto valutando magari fin sotto al seno di non fare il giro con le maglie alte separate da una catenella. Sto ancora valutando perché magari così non lo faccio troppo forato altezza seno e poi ricomincio giù, però valuterò magari, cioè, se volete potete fare come volete da adesso in poi fino a giù potete non fare più la striscia di maglia alta separata da una catenella. Io deciderò lavorando e naturalmente man mano che lavorerò poi vi terrò aggiornate sul tipo di decisione che ho preso, però per adesso continuo ad lavorare e faccio vedere appunto come andare a chiudere la lavorazione. Ok, sto per terminare il giro, ho fatto l'ultimo 2 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, quindi prendo il filo, entro sul quadrettino del davanti scusate, del dietro. Faccio una maglia alta non chiusa, vado nel quadrettino del davanti, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme e poi andiamo a chiudere la lavorazione come abbiamo sempre fatto, entrando nelle 2 maglie alte chiuse insieme iniziali e facendo una maglia bassa. Quindi adesso mi tolgo il mio marcapunti e vado a lavorare come ho fatto fino adesso, quindi mi tiro un po' l'asola. La vado a prendere da dietro inserendo il mio ago e il mio uncinetto, scusatemi, non capisco perché il peso oggi mi deve scocciare, eccomi. Ok, poi vado sul davanti, prendo il filo e faccio la mia prima maglia alta non chiusa e vado a lavorare malmente. Benissimo, allora io continuo a lavorare in questa maniera. Come vi ho detto, vi farò sapere se nel frattempo avrò fatto qualche aumento o se poi avrò lavorato tutti questi giri senza fare più la catenella, le maglie alte separate da una catenella. Deciderò man mano che vado a lavorare. Sicuramente, questo ve lo dico già, farò degli aumenti per quanto arriverò alla gonna, perché in quel caso io vi dirò naturalmente dove sono andata a fare gli aumenti, quanti aumenti hai fatto, quindi dopo ogni tot di gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, quanti aumenti e quanto sono andata a fare l'aumento per fare la gonna, perché ricordiamo che questo sarà un vestito con gonna larga. Allora, io ho terminato il mio vestito e vi dico già che io ho ripetuto il motivo, quindi i miei 5 giri per 12 volte. Nei primi 4 volte non ho fatto alcun aumento. Nel quinto motivo sono andata a fare un aumento ogni 8 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme. Ho fatto un altro giro, un altro motivo senza aumento. Nel settimo motivo sono andata a fare un aumento ogni a 10 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme. Ho fatto poi 2 giri, altri 2 motivi senza aumenti. Ho fatto poi nel decimo motivo un aumento, tornando a fare un aumento ogni 12 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. E alla fine ho fatto un ultimo motivo con un filato diverso. Questo perché mi piace l'effetto che fa a gonna corta. In realtà ero partita, come sapete, di fare un vestito lungo, ma mi piace com'è corto, solo che avevo finito la mia cake della brezza e quindi ho deciso di rifinire e di fare gli ultimi 4 giri del motivo con il filato che mi è appena arrivato della Mistico, ossia il canna da zucchero sequin. Ora mi raccomando, questo vale soprattutto per le taglie S e se siete alte, se siete basse non dovreste averne bisogno, però se anche voi volete quel tocco in più potete rifinire il vestito appunto con un gomitolo
del sequin che richiama i colori che avete usato del brezza. Tipo, se avete usato il colore oceano, potete prendere uno dei colori blu del sequin. Se avete usato il verde, potreste usare il colore verde, quindi vi potete sbizzarrire. Questo naturalmente per una taglia S. Taglia M, voi vi servono per forza due cake, così come taglia L, e in quel caso, se non volete fare comunque il vestito lungo, quello che vi avanza con la cake, potreste poi fare un'altra lavorazione abbinando proprio appunto il brezza con il sequin. Questi sono dei piccoli consigli. Comunque, ripetiamo di nuovo, io ho ripetuto i 5 giri per 12 volte. Dopo i primi 4 motivi sono andata a fare il primo aumento, facendo il primo aumento ogni 8 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme. Ho fatto un altro motivo senza aumenti. Nel motivo numero 7 sono andata a fare gli aumenti ogni 10 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, e dopo altri due motivi nel decimo sono andata a fare altri aumenti, facendo un aumento ogni 12 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme. Altra cosa, anche qui, quando ho fatto il bordino con il filato sequin, ho fatto un aumento ogni 12 maglie alte chiuse insieme. Quindi questa è la mia mio vestito terminato. Non farò il bordino alle maniche, voglio lasciarlo così com'è qui in alto perché mi piace tantissimo, e quindi anche questa creazione è terminata.